Liberi.tv Roma. Undicesimo congresso di Radicali Italiani, penultima giornata appunto del congresso. In compagnia quest'oggi di Alfredo Pauciulo, che come sapete sulle frequenze di Liberi.tv tiene una rubrica che si chiama Open Market, Spazio Economia e Mercati. Io volevo chiedere ad Alfredo una cosa fondamentale: qual è la situazione in tema di economia nel Partito Radicale? Cosa pensano i radicali? Come trattano i radicali il tema economico? Diciamo che i radicali trattano il tema economico, noi radicali trattiamo il tema economico come tutti gli altri temi, cioè con una certa attenzione, con anche carattere di innovazione rispetto alle soluzioni che possono essere proposte, anche se come in tutte le altre nostre battaglie, avendo noi una tendenza movimentistica e quindi a concentrarci di volta in volta su battaglie prioritarie, almeno in un certo momento storico, essendo che in questo momento c'è la nostra battaglia prioritaria, è l'amnistia per la Repubblica, sembra che almeno esternamente non venga comunicata a sufficienza la nostra piattaforma economica, con tutti i caratteri di innovatività che ha questa piattaforma economica, anche tenendo conto della crisi finanziaria e economica mondiale che stiamo vivendo. Però è da sottolineare che l'amnistia, la battaglia sull'amnistia ha anche riflessi economici, benché non si riesca a collegarli in prima battuta, perché infatti noi parliamo di amnistia per la Repubblica, laddove amnistia per la Repubblica significa prendere atto che l'Italia in molti dei suoi procedimenti, sia a livello costituzionale, legislativo e a livello di magistratura, c'è una flagranza criminale dei vari organi rispetto alla Costituzione stessa italiana e rispetto alle leggi italiane. Questo poi si riflette anche sulla giustizia civile e su quella penale, laddove soprattutto su quella civile ci sono molte cause pendenti che riguardano i rapporti commerciali, quindi quelli tra imprese e lavoratori, tra lavoratori e cittadini, e questo ha comunque di per sé già un'incidenza sul tessuto economico, tant'è che è stato calcolato che un miglior funzionamento della giustizia civile in Italia, specie per quanto riguarda i rapporti, quanto riguarda la giustizia civile relativamente ai rapporti di carattere economico, quindi tra società, lavoratori eccetera, potrebbe avere già da solo un'accelerazione di questi procedimenti e quindi una certezza dei diritti in questo campo, determinare un aumento rebus sic stando così le cose dell'1% del PIL, peserebbe addirittura per l'1% del PIL. Quindi l'amnistia per la Repubblica è, anche se è difficile comprenderlo, già essa stessa collegata. Di fatto è un'operazione anche nella complessività di carattere economico. Poi c'è da dire che nella nostra piattaforma economica ci sono state delle cose che anche in questa legislatura con il governo Monti sono state fatte proprio dal governo, anzi l'unico partito di cui il governo ha ricevuto delle proposte che ha fatte proprie sono proposte radicali, cioè come l'IVA, come la misura dell'IVA per cassa che ha favorito molto le piccole imprese in difficoltà, come la misura sul ritardo dei pagamenti che ha permesso a molte piccole imprese che dovevano ottenere rimborsi dallo Stato e dagli enti pubblici di accelerare la ricezione di queste somme affinché non fallissero, e allo stesso tempo di tante altre imprese che, pur funzionando bene ma non avendo il sistema finanziario sottratto il credito che avevano fino a questo momento a causa delle difficoltà che ci sono nel sistema finanziario, col decreto spalma debiti si è fatto sì che le aziende virtuose possono in qualche modo ottenere delle dilazioni nei pagamenti o quindi una facilità di quantomeno mantenere il credito. Queste sono proposte fatte da Marco Bertrandi in particolare, ma da tutti i compagni radicali in Parlamento, e che sono state raccolte dal governo Monti. È da tenere inoltre presente che tra le misure, cioè in quell'ossimoro che il professor Mario Monti continuamente porta avanti, cioè rigore e crescita, la componente crescita oserei dire che è fatta completamente da provvedimenti radicali, cioè quelli che ho detto, anche se forse non possiamo parlare propriamente di crescita, ma quantomeno sono stati provvedimenti che hanno fatto sì che non ci fosse un declino ulteriore. Perché è anche vero che noi abbiamo un problema di debito pubblico da cui rientrare, però
l'eccesso di rigore che a mio avviso sta portando questo governo Monti, anche con delle misure a volte poco ben centrate, perché vanno a colpire soprattutto i consumi e hanno difficoltà invece a tagliare la spesa pubblica improduttiva, e questo è un limite di questo governo, di per sé incentivano ulteriormente la decrescita, cioè nel senso che se c'è un calo del PIL dovuto già alla crisi economica e alla crisi finanziaria, tipi di misure per rientrare dal debito che vadano a incidere sugli aumenti dell'IVA, sull'aumento delle imposte, chiaramente hanno un riflesso sul PIL ancora più negativo. E lasciami dire, Cristiano, è un'altra pecca di questo governo e in particolare del professor Monti, che certamente una pecca fosse di carattere a livello non voluta, ecco, diciamo, fa parte delle caratteristiche di chi magari per mestiere è un grande professore di economia, però non facendo politica, forse per quanto riesce comunque a comunicare, nell'ambito della comunicazione politica ha difficoltà a far capire che sì, per quanto il momento è critico, però bisogna non avere incertezze. Purtroppo quello che questo governo comunica suo malgrado è molta incertezza in campo economico, e anche questa componente psicologica ha un grosso riflesso sulla crescita, sulla nascita di nuove imprese, su nuovi investimenti e sui consumi stessi, perché in queste incertezze le persone, prese dalla paura e dallo sconforto, chiaramente, vedendo gli aumenti delle tasse, non avendo delle certezze chiare dette dal governo, aumentano, cercano di mantenere i risparmi evitando di consumare, e questo contribuisce ulteriormente alla recessione e quindi alla discesa del PIL. Una domanda, Alfredo, rispetto ad altri paesi che sono comunque in situazioni di crisi come la Spagna, la Grecia, l'Italia come è messa? Nel senso, queste misure adottate dal governo Monti di cui tu stavi parlando poco fa, sono sufficienti? Siamo sulla strada giusta? Usciremo dalla crisi? Sono tante domande, ma forse da 1 milione di euro, come suol dire, però vediamo se c'è una risposta o più di una. Sì. Allora, sicuramente la situazione dell'Italia, della Spagna e della Grecia sono tre situazioni differenti, le quali purtroppo emergono fuori quasi contemporaneamente, perché il prodursi di una crisi finanziaria ed economica in tutto l'Occidente chiaramente fa emergere i punti critici di ogni sistema produttivo, economico, industriale e finanziario. Il problema Grecia era, lì avevi un bilancio sostanzialmente, non dico falso, ma quantomeno c'erano in bilancio circa il 90% delle poste attive, che erano delle poste fittizie, che si sapeva benissimo che una volta, insomma, che questo bilancio è stato ben analizzato, non potevano essere in qualche modo incassate completamente. Certo. Quindi c'era effettivamente un vero e proprio default. Tant'è che l'unico debito pubblico che al momento non è stato, già si è scelto di non ripagarlo completamente, è quello greco. Successivamente invece, per quanto riguarda la Spagna, lì il problema è stato soprattutto la bolla immobiliare, perché in Spagna più che in Italia il volano della crescita degli ultimi anni è stato il settore immobiliare, per cui scoppiata la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti, di riflesso, venendo fuori tutti i problemi finanziari, di riflesso la Spagna ha subito, soprattutto il sistema bancario spagnolo, ha subito di riflesso i contraccolpi sul proprio sistema immobiliare, e per cui si ha un tasso di disoccupazione attualmente in Spagna molto più elevato anche di quello già elevato dell'Italia, proprio perché era soprattutto concentrato nel settore immobiliare. In più, tenendo conto che è il sistema bancario ad essere in crisi, pur avendo la Spagna un rapporto debito pubblico prodotto interno lordo che ha di sotto del 100%. L'Italia invece, il problema che ha è un problema di natura strutturale che viene dal passato, cioè l'Italia economicamente produceva, l'Italia economicamente stava andando bene, con tutti i problemi che questa classe politica comunque porta, con tutti i problemi legislativi e di giustizia che abbiamo detto prima che ci sono e che incidono sull'economia. Ciò nonostante è stata colpita perché aveva un debito pubblico l'Italia tale che corrispondeva a un certo punto al 120% del prodotto interno lordo. Questo ha richiesto, per evitare che lo spread salisse ulteriormente, delle misure che andassero a recuperare subito delle somme di denaro per poter far fronte quantomeno alla possibilità che non aumentasse ulteriormente il debito pubblico. Se non che però queste misure sono state concentrate soprattutto su
a danno dei consumi. E a mio avviso il grande errore di questo governo è nel fatto di risolvere o di attutire il problema dell'alto livello di debito pubblico prodotto in passato, drenando risorse dai consumi, poiché drenare risorse dai consumi comporta una crescita superiore del PIL, una decrescita superiore del PIL, quindi un eccesso di recessione che a suo tempo, comportando un abbassamento del PIL, pure a parità di debito pubblico, comporta che il rapporto debito-PIL possa aumentare. E quindi a mio avviso il grande errore non è la misura delle risorse drenate dal sistema, ma il dove sono state drenate queste risorse, cioè soprattutto da aumenti di tasse e da abbassamenti di spese, penso alle pensioni e ad altro, che erano bene o male spese pubbliche erogate che però veniva consumata. Invece non si è riuscito ad intervenire, ancora ieri il governo è stato battuto su questo dal Parlamento, sulla spesa improduttiva del sistema pubblico, soprattutto del sistema dei partiti. In questo caso io ritengo che un governo che si è proclamato tecnico, che viene come governo tecnico, nasce come governo tecnico, debba a mio avviso assumersi le responsabilità in questo senso e valutare se continuare in questo percorso. Però quindi a questo punto scegliere di non essere più tecnico ma politico, quindi prendere atto del fatto che deve tener conto di alcune maggioranze per quanto variabili in Parlamento e quindi in qualche modo di perseguire una linea politica che non è quella che a mio avviso un tecnico del settore economico dovrebbe perseguire in questo momento, o almeno non dovrebbe preferire soprattutto tasse sui consumi, via dicendo, dovrebbe preferire soprattutto i tagli di spese improduttive. E questo governo, a mio avviso, ha prodotto poco, molto poco in tal senso. Io ringrazio Alfredo Pauciulo per il suo contributo che, ripeto, viene dato anche sulle frequenze di Liberi.tv con la sua trasmissione settimanale Open Market, Spazio Economia e Mercati. Quindi se avete dei dubbi, se avete delle domande da fare, ponetele tranquillamente ad Alfredo che vi risponderà magari anche in diretta se il venerdì voi vorrete partecipare. Comunque scrivete alla redazione di Liberi.tv. Poi nello specifico possiamo anche lasciare il tuo indirizzo email se qualcuno volesse avere qualche domanda. Basta contattare Liberi TV, la redazione di Liberi TV, mi girate tranquillamente. Allora faremo così, chi di voi vuole dire qualcosa, vuole fare qualche domanda sull'economia, può tranquillamente mandarla alla redazione di Liberi.tv e noi la gireremo ad Alfredo Pauciulo. Grazie ancora Alfredo del tuo contributo e ci vediamo sulle frequenze di Liberi.tv. Buonasera. Grazie a te Riccardo, grazie a tutti.